Ecco qua. Allora, buonasera a tutti. Possiamo iniziare questo quarto e ultimo incontro del quarto ciclo, della quarta edizione di Europa anni 20. Benvenuti. E oggi discuteremo del Mediterraneo. La quarta edizione di Europa anni 20. Insieme ai curatori abbiamo deciso di intitolarla con un titolo molto aristotelico: l'Europa si dice in molti modi. Si dice in molti modi perché la nostra idea iniziale era riferita proprio all'identità europea, alla percezione dell'identità europea, che varia in base a diversi fattori, in base alla collocazione geografica, in base al posizionamento ideologico. Ed era questo l'obiettivo di questo ciclo. Abbiamo indagato nel primo incontro l'Europa occidentale, quel che resta dell'Europa occidentale era il titolo del primo incontro. Poi ci siamo rivolti a est, in special modo alla Polonia, est, il nuovo centro dell'Europa. L'ultima volta abbiamo approfondito la guerra in Ucraina, che era una tappa obbligata in questo percorso di definizione dell'identità europea, ed eccoci giunti al Mediterraneo, ciò che ci tocca in realtà più da vicino in quanto italiani. Ecco, questo l'Europa si dice in molti modi. Questo si dice dipende, dicevo, non da ultimo anche dai confini dei vari stati che prendiamo in considerazione. Ora, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto qui, Fabrizio Maronta, consigliere scientifico di Limes, ha detto una frase che ho appuntato: la dimensione mediterranea dell'Europa sfugge completamente a un polacco o a un danese, ha detto. E tanto più allora il Mediterraneo è percepito, deve essere percepito da noi italiani. Ecco, la mediterraneità dell'Europa è un qualcosa di da mettere sul tavolo, di cui discutere, qualcosa di rilevante, non solo perché siamo italiani in realtà, ma perché l'Europa è storicamente e identitariamente, potremmo dire, figlia di questo mare, figlia del Mare Nostrum. Solamente che di recente, sappiamo, nella storia europea l'Europa si è spostata verso Occidente, verso l'Atlantico, abbandonando questo mare che diventa un mare di problemi. Un mare di problemi, adesso saranno i nostri relatori a parlare di questo mare di problemi. E oggi si tratta sempre solo, potremmo dire, il Mediterraneo come un insieme di, appunto, di problemi e quindi di crisi sovrapposte riferite a diverse problematiche, no? L'instabilità interne agli stati della riva sud, i rapporti di forza con i paesi europei, quindi a questa frizione anche con la sponda nord, il conflitto regionale del Nord Africa, non da ultimi i problemi della migrazione, come ben sappiamo anche la guerra israelo-palestinese che in questi giorni purtroppo in furia sulla sponda est. Ecco, oggi parleremo di questo, metteremo sul tavolo il concetto, l'idea di Mediterraneo, studiandolo e affrontandolo da diverse prospettive, magari più storiche, magari più attuali, vedremo un pochino in base a come si svolgerà il dibattito, il discorso, sia fra i nostri relatori, sia con il pubblico da casa e in presenza qui in aula, e appunto la questione la necessità di ripensare il Mediterraneo, la necessità di ripensare il Mediterraneo. Ora, ho già preso troppo tempo, introduco i nostri ospiti e poi lascio loro la parola. Dunque, alla mia sinistra c'è la dottoressa Talbot, Valeria Talbot, che è Senior Research Fellow dell'ISPI, dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, qui a Milano. Tra l'altro è coordinatrice head dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa presso lo stesso istituto ed è curatrice del Focus Mediterraneo Allargato, un report trimestrale commissionato dal Parlamento. Commissariato è... Magari, ecco. Speriamo di no. Speriamo di no, indipendenza totale, commissionato dal Parlamento italiano e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alla mia destra il professor Riccardo Redaelli, ordinario di Storia e Istituzioni dell'Asia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è anche docente di Geopolitica e Post-Conflict e Gestione delle Emergenze per lo stesso Ateneo, presidente della Società Italiana di Storia Internazionale, non da ultimo è, mi fa piacere dirlo, direttore di un master che ho seguito
su cui mi sono appunto anche diplomato, che è il Master in Middle Eastern Studies, in studi medio orientali, attivo presso la stessa università, l'Università Cattolica. Benissimo, allora adesso possiamo iniziare il dibattito con la domanda che poi è presente anche nel nostro titolo, nel titolo dell'incontro di questa sera. L'Unione Europea, l'Europa, è ancora mediterranea? Si considera ancora mediterranea? Oppure vede il Mediterraneo come un accidente, se non perfino come un incidente che provoca appunto solamente problemi? Benissimo, rivolgo la domanda allora alla dottoressa Talbot subito e poi farò la stessa domanda al professore Daelli, oppure decidete voi, insomma. Forse Riccardo fa una parte un po' più storica e io lui va all'altro ieri, io parto da ieri. Sì. Ottimo. Sì, grazie. Questo, come dire, è il classico esempio di società basata sul maschilismo e che quindi va condannata, però prendo la parola per primo io. Innanzitutto ringrazio Giacomo. Uno dei successi più belli del MIMES è quando vedi che i tuoi ex studenti diventano colleghi anche più bravi di te. Non che nel mio caso ci voglia molto, ma comunque diventare più bravo di me è sempre una grande soddisfazione. E per parlare, mi attivo il timer, perché come sapete i professori italiani di solito ci mettono 45 minuti per dire buonasera e introdurre il tema, no? Cercheremo di essere più veloci. Mediterraneo. L'Europa è ancora mediterranea. Per rispondere, come dire, gesuita, e quindi rispondendo a una domanda con un'altra domanda, dice dipende, ma di che periodo parli, perché ci sono dinamiche molto complesse su questo legame Europa-Mediterraneo, a volte anche contraddittorie. E del resto è una qualcosa inevitabile. Io ai miei studenti dico sempre geography is about power. La geografia ha a che fare col potere. Noi pensiamo che la montagna, il mare, il Mediterraneo, non è che ci voglia molto, lo si vede lì. No, non è vero. La geografia sembra oggettiva, ma non lo è. È il frutto di dinamiche di potere, di scontri di potere fra autorità diverse per avere la possibilità di amministrare, governare e dominare lo spazio. E quindi la geografia cambia al cambiare dei meccanismi di potere. E c'era un autore di geopolitica americano, Samuel Cohen, che durante la Guerra Fredda diceva il concetto di regione, che è fondamentale per l'analisi del mondo. La regione è un dispositivo analitico artificiale. Siamo noi che identifichiamo che cos'è la regione. Non ho portato le slide per non farla lunga, ma se uno pensa solo a come cambia l'idea di mondo, a come cambia l'idea di Mediterraneo, e l'idea stessa di che cosa sia Mediterraneo o di cosa sia Medio Oriente, che è collegato, ha a che fare col potere di dare i nomi. La prendo un po' da lontano perché tu mi hai detto di partire dalla storia e io quindi la prendo molto da lontano. In fondo, per chi conosce un po' la Bibbia, uno dei poteri che Dio dà agli uomini, che fa anche incazzare gli angeli perché non ce l'hanno neanche gli angeli, è quello di dare i nomi, di attribuire i nomi alle cose. E quindi il potere di dire che una cosa è vicino Oriente, Medio Oriente, Estremo Oriente, come si diceva una volta, tutti i termini figli del periodo del colonialismo europeo, identificano delle regioni in rapporto a qualcuno e a qualcosa. E il Mediterraneo non sfugge a queste cose. Per cui una prima risposta è: ma l'Europa è mediterranea? Se uno pensa all'impero romano, tu l'hai citato, il Mare Nostro, il Mediterraneo era l'Europa. Il Mediterraneo era il pivot geostorico attorno alla quale si è formata la civiltà che ha portato poi all'oggi. E quindi il Mediterraneo era il contenitore, era la bacinella attorno al quale sorgeva la nostra civiltà. Tant'è che
penso che qualche politico oggi si potrebbe ritenersi sconvolto, abbiamo avuto imperatori che erano romani e che venivano dal Nord Africa, non con i gommoni. Abbiamo avuto a volte delle percezioni in cui il Mediterraneo non è il pivot geostorico attorno al quale si muove, ma viene percepito più come cesura. Qualcuno si parlava di trincea, che era una trincea più immaginaria che reale, perché se uno fa gli studi dei commerci e degli scambi culturali, e tu hai citato Aristotele, come sappiamo, Aristotele, anche in un periodo di confronto fra la Repubblica Cristiana e il mondo, mondo arabo, che era già mondo arabo-turcico, viene da lì. Non so se quando l'abbiamo tradotto, non so se era una fortuna o uno svantaggio, ma sono gli arabi che ce lo fanno riscoprire. O pensate solo ai veneziani, alle loro lotte, no, contro gli ottomani per tenere Rodi, per tenere Cipro, e non c'era neanche il Club Med all'epoca, no, tutte le battaglie. Perché? Perché il Mediterraneo, che non aveva più l'unità del periodo classico, ma era uno hub, lancio un assist, era una hub commerciale già all'epoca, per cui i veneziani si sono impiccati per cercare di resistere alla pressione ottomana. Perché? Perché il Mediterraneo orientale interconnetteva con tutta la piattaforma euro. Andiamo. Poi, sfortunatamente, sia per gli ottomani che per i veneziani hanno combattuto e alla fine perso innumerevoli battaglie per tenere aperte le vie di terra, e poi arriva il periodo del colombiano, della navigazione interoceanica, e come dice Braudel, il Mediterraneo esce dalla storia. Quindi a un certo punto che l'Europa sia anche mediterranea è davvero poco importante, perché il Mediterraneo esce a lungo dalla storia. Ci rientra, lo sappiamo, tardi, quando riprende il gioco fra le potenze europee. E per chi, io sono, come dire, molto vecchio, come dire, quindi i manuali su cui studiavo erano ancora scritti sulle tavolette con i forni, ma insomma, tipico dei miei tempi, spero anche dei più giovani, quando si parla del gioco delle potenze europee, il balance of power, c'erano queste potenze e c'era anche una potenza che era l'impero ottomano, che infatti aveva il nomignolo in tutti i manuali di grande malato, no, the sick man of Europe. Chi ci dice molto? Ci diceva che l'impero ottomano non stesse in grande forma, visto che era il grande malato d'Europa. Ma se tu sei il grande malato d'Europa, significa che sei nel novero delle potenze europee. E quindi ci dice che anche in quel periodo lì l'Europa era molto legata al Mediterraneo, anche perché nel frattempo scavano il canale di Suez, c'è la via delle Indie, si scopre il petrolio, per cui si ridesta un grande interesse in cui il Mediterraneo è in qualche modo connesso, interconnesso anche al Medio Oriente. E il Mediterraneo, non so se l'Europa, che già non è già più l'Europa cristiana, non è più l'Europa dei Romani, è l'Europa figlia dei barbari che intanto sono diventati le grandi potenze coloniali, di sicuro il Mediterraneo interessa al gioco delle potenze europee. E quindi c'è un interesse evidente, funzionale, strumentale a far rientrare pienamente il Mediterraneo dentro l'Europa. Tant'è che c'è una parte di Mediterraneo, penso all'Algeria, che è territorio francese d'Outremer, no? È Francia. E c'è una potenza che palesemente non è mediterranea, ma che domina il Mediterraneo alla faccia del Mare Nostro, tenendo i tre choke point, cioè i tre punti di soffocamento del Mediterraneo: Suez, Malta e Gibilterra, cioè la Gran Bretagna. Arriviamo al periodo della Guerra Fredda. Il Mediterraneo
diventa una cosa molto precisa. Io quando, giovane e onorato, ho iniziato a lavorare al Centro Militare di Studi Strategici, era la fine della Guerra Fredda, era il 1990, ma ancora il Mediterraneo era una sola cosa per noi, il fianco sud dell'Alleanza Atlantica, basta. Quindi era parte dell'Europa, era parte della NATO, rappresentava il fianco sud, un po' il ventre molle che andava protetto, tant'è che ci stava la quinta flotta americana che lo curava. Ed era una, in questo modo aveva una sua centralità, sia pure di rimbalzo, era un soggetto di attenzione ed era una centralità fissa, faceva il fianco sud. Di nuovo il Mediterraneo perde di evidenza, finita la guerra fredda, perché gli americani si distraggono, sono gli anni 90, il periodo dell'unipolarismo, le idee, di quelle idee catastrofiche, no, che la fine della storia, che tutto il mondo sarebbe diventato liberale, liberista, gli americani guardano al Pacifico, all'Asia centrale, il Mediterraneo se lo filano molto poco. Ritorna di nuovo, e il Mediterraneo ha sempre questo essere, come tante altre regioni, questo step in, step out, plug in, plug out dalla storia, ritorna, e vengo ai tempi più moderni, e di cui parlerà ampiamente la mia collega Talbot, ritorna quando c'è il cambio di secolo, c'è l'avvento del 9-11, il Medio Oriente ha sempre avuto quella capacità di riprendere per le orecchie la superpotenza americana che voleva guardare da altre parti, ma loro sono sempre, lo si è visto anche oggi, quando l'Arabia Saudita e altri, gli americani e Israele, pensavano di poter cambiare la storia facendo gli accordi di Abramo, ignorando un problema che c'era, ma Hegel diceva che i fatti sono la dura replica della storia alle idee, e il Mediterraneo ha la capacità di sbattersene in faccia. Dicevo, col cambio di secolo, 9-11, la disastrosa invasione anglo-americana dell'Iraq, l'Afghanistan, e poi ancora, soprattutto le cosiddette primavere arabe, che è un termine che io personalmente non amo, e il loro fallimento, l'esplosione, ha prodotto che cosa? Ha ridato una visibilità, una centralità al Mediterraneo, ma il fatto è che era una centralità non voluta, subita, e soprattutto una centralità di un interesse figlio delle crisi, delle minacce, e questo ha contaminato moltissimo la visione dell'Europa, la visione europea del Mediterraneo. Perché l'Europa, che non è mai stata l'Unione Europea, che non è mai stata, come dire, a me gli europei mi sembrano un continente di gente molto confusa, e confusa uso un delicato eufemismo perché siamo anche in streaming e non posso dire le parolacce, però il continente è un po' di gente che ha perduto il senno. L'Europa si spaventa moltissimo, percepisce il Mediterraneo solo dal Mediterraneo, dalla sponda sud, dalla sponda est, vengono solo minacce, vengono solo pericoli, vengono solo guai. E quindi bisogna uscire fuori dal Mediterraneo. Mi ricordo un funzionario europeo che disse una frase che è tipicamente da funzionario europeo, che denota la dissennatezza a volte. The less we know, the better it is. Meno ne sappiamo, meglio è. Che dico, ma no, anche se non te ne vuoi interessare, comunque devi sapere. E questo, l'Europa si ritira, non entro nel campo di cui, come dire, master e commander Valeria Talbot, il partenariato europeo, euro-mediterraneo, con tutti i risultati antalenanti, ma a un certo punto è palese che lo scorso decennio, l'Europa non vuole occuparsi di Mediterraneo. E quello che è grave è che c'è un disengagement, o perlomeno una percezione di disengagement americano. C'è palesemente gli europei che hanno la crisi finanziaria del 2008 e tutti i problemi, i litigi dell'Unione, eccetera, eccetera, si ritirano. Ma questo ritiro occidentale nel Mediterraneo allargato ha avuto effetti
ha avuto effetti molto negativi. Perché? Perché ha fatto entrare come attori primari all'interno del Mediterraneo tutta una serie di potenze regionali che sono state anche efficaci. Penso, ed è sorprendentemente, penso al ruolo degli Emirati in Libia, nel Mediterraneo, che era semplicemente inimmaginabile al cambiamento del secolo. Penso all'azione spregiudicata della Turchia, ma non solo, di tanti altri. Ha ridato vita a una serie di tensioni interne, Medio Oriente e Mediterraneo, le tensioni fra Turchia e Egitto, fra Islam politico e salafismo, fra chi amava l'Islam politico e chi no. Tutti questi attori, però, cosa avevano? Avevano una caratteristica che l'Europa, con tutti i difetti che possiamo dire l'Europa, io potrei stare qui le giornate a parlare male dell'Europa, però l'Europa non aveva. E cioè questi attori erano incapaci di proporre una visione per la regione che in qualche modo andasse al di là del semplicissimo interesse nazionale di una visione basata sulla zero sum game theory, cioè sul gioco a somma zero. Tutti questi attori hanno visto il Mediterraneo e il gioco geopolitico come una partita di calcio. O vinci, se tu segni un gol, io sono sotto di un gol. O se vinco io, tu perdi. Se tu vinci, perdo io. L'Europa aveva una visione diversa, che era una visione, con tutti i suoi limiti, aveva una percezione di questo bacino in cui ci potesse essere la cosiddetta win-win solution, e cioè offrire una visione di una nuova architettura di convivenza e di sicurezza che fosse in qualche modo condivisibile, che attraverso tutte le nostre formule di esportazione, di modelli, di questo e di quell'altro, andasse al di là del semplice interesse nostro. Quello che c'è stato è che questi attori hanno fatto del bacino, hanno apportato una visione del bacino mediterraneo, dei meccanismi di potere nel bacino mediterraneamente puramente reattive e obessiane. E questo ha accentuato il problema. Siamo entrati in una, come dire, in una mappa cognitiva. Io ai miei studenti dico sempre: diffidate delle mappe geografiche che spesso sono un imbroglio. Non fidatevi mai delle mappe etnografiche, religiose, che raccontano quello che si vuole raccontare, perché non ho portate, non avevamo il tempo, ma se uno mostra le mappe etnografiche religiose si vedono cose completamente diverse a seconda di quello che vuoi far vedere. Ma diffidate delle mappe cognitive, dei biases, di quello che abbiamo nella nostra testa. Perché la nostra mappa cognitiva europea è stata quella che nel Mediterraneo non ci fossero opportunità, ma minacce, l'ossessione per i migranti, la paura ossessiva del terrorismo, una lettura quasi sempre puramente securitaria delle relazioni fra le due sponde. Quando bastava alzare un attimo lo sguardo, vi dico sempre una cosa, il Mediterraneo conta l'1% delle acque mondiali, cioè le acque nel Mediterraneo sono l'1% delle acque totali, sono il 15% dei commerci marittimi mondiali e il 20% in termini di valore. Quindi è un mare che con l'1% produce il 20% del valore. E questo non si è visto. Abbiamo avuto anche, e arrivo, c'ho ancora, diciamo, 2 minuti e 30. No, non viene, perché poi annoio mortalmente. Cioè, mi annoio a sentirmi io, quindi immagino gli altri. Pensiamo agli effetti, la pandemia e poi la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina ha esaltato, tu citavi prima i polacchi, ha favorito veramente uno spostamento del pivot geostrategico europeo verso est, verso la Polonia, verso i paesi baltici, eccetera. Che non è stato solo uno spostamento geografico, ma è anche un modello di Europa. E io dico subito, a me, io non voglio morire polacco, io credo molto nell'Europa, non mi interessa il modello che l'attuale Polonia, speriamo che le cose cambino, ha in mente di Europa. È una
una visione che guarda a est e che è figlia anche di un altro errore. Finita la guerra fredda, sia l'Europa sia la NATO sono state strabiche. L'Italia e i paesi del sud dicevano allarghiamoci a est, ma guardiamo anche sud. Il binario verso est è stato ad alta velocità, il binario verso sud è stato modello 3 nord, cioè una cosa moderatamente infame. La guerra in Ucraina però, per chi conosce le tre nord, se le conosci le eviti, ma ogni tanto le riprendo. E penso ne parlerà anche Valeria. La guerra in Ucraina però ci fa dire che a Cipicchia però del Mediterraneo e di chi sta a sud del Mediterraneo abbiamo bisogno. Una cosa che l'Italia e altri paesi mediterranei avevano già detto e che penso adesso risulti importante, ma non solo per questioni legate al gas utilitaristiche. Penso che sia chiaro, anche per quanto sta avvenendo, anche per le crisi, anche per la consapevolezza delle dinamiche demografiche, che ti piacciono o no, parlano di un vuoto che si accentua di qua e di un pieno che c'è dall'altra parte. Tutto questo ci fa dire che è stata una illusione infantile, adolescenziale, pensare che l'Europa potesse andarsene dal Mediterraneo, potesse fare a meno Mediterraneo. L'Europa è innervata nel Mediterraneo, ma non solo geograficamente, non solo per i bisogni di energia, non solo ha un legame che è ineludibile. Per cui, per rispondere alla tua domanda, chiudo così, mi spiace per gli amici del Nord Europa e dell'Est Europa, ma un'Unione Europea, un'Europa che non sia anche mediterranea, non solo non può esistere, ma non sarebbe più Europa, penso. Grazie. Grazie mille professore Delli per questo intanto conciso e chiarissimo, ecco, anche intervento che partiva dall'altro ieri, come dicevamo prima, per arrivare anche alle questioni, le questioni contemporanee, le questioni di questi giorni. E sì, tutto quello che è stato detto risponde alla questione che stiamo cercando, no, di mettere qui al centro della discussione. È interessante come il Mediterraneo, si le diceva, è figlio, vabbè, in questa sede dicevo, va bene, allora ci diamo del tu. Benissimo, allora, come dicevi, la centralità del Mediterraneo oggi è figlia delle minacce, quindi l'atteggiamento che si ha è sempre un atteggiamento dovuto a problematiche che devono essere tenute a freno. La lettura è sempre securitaria la lettura securitaria della relazione fra le due sponde, e questo è sicuramente problematico. E tutti quei paesi, come si diceva, no, che non si affacciano immediatamente sul Mediterraneo tendono, proprio alla luce di queste questioni, a allontanarsi, a disinteressarsi di questa regione, utilizzando quell'espressione iniziale. Ed è per questo che dobbiamo capire ancora più a fondo le questioni che si dicevano nello scambio fra voi due iniziale, anzi quello che diceva Redaelli, il professore Redaelli, le questioni più, come dire, attuali, strategiche, che sono in atto oggi nel Mediterraneo, che interessi ci sono. E soprattutto la domanda è sempre la stessa: quale interesse, se c'è, per l'Europa a rimanere e ad essere mediterranea anche per il presente e per il futuro? Grazie Giacomo innanzitutto dell'invito, e grazie a Riccardo per appunto il suo quadro molto dettagliato dell'altro ieri storico fino ad arrivare a oggi. Devo dire che Riccardo ha già detto quasi tutto, a me rimane un pochettino, però cerchiamo appunto nel solco già tracciato, in cui io mi ritrovo molto bene anche nelle tue critiche verso l'Europa. Ma capiamo, perché la domanda appunto iniziale, l'Europa è ancora mediterranea? Sì, l'Europa è mediterranea. La questione Riccardo Redaelli ha posto è: l'Europa è ancora un attore nel Mediterraneo?
Ecco, qui c'è un grande punto interrogativo, perché l'Europa è mediterranea, ma è un attore, capiamo come è stato attore, che tipo di attore è stato, e non dico che attore vorrebbe essere, perché forse oggi, lo abbiamo visto anche di fronte all'ultima crisi, al conflitto tra Israele e Hamas, l'Europa ha mostrato confusione nella sua prima risposta, nella sua prima reazione, comunque ha agito in ordine sparso e in maniera confusa. Partiamo, quindi abbiamo detto l'Europa è ancora un mare di opportunità o è soltanto un mare di guai, perché attraverso le lenti securitarie, come ha detto prima Riccardo, che l'Europa ha guardato al Mediterraneo soprattutto nell'ultimo decennio, forse un po' di più, soprattutto a partire dalle cosiddette primavere arabe, che i paesi della regione si guardano bene dal definire primavere, chiamano rivolte o rivoluzioni, e le primavere sono per noi europei, o almeno questo sembrava inizialmente. Quindi io partirei anche da un interrogativo: quale Mediterraneo per l'Europa e quale Mediterraneo per l'Unione Europea? Quando l'Unione Europea all'inizio degli anni 90, anzi alla metà degli anni 90, ha definito la sua prima politica comprensiva per l'area del Mediterraneo, a quali paesi ha guardato? Perché è vero che noi parliamo di Mediterraneo, anzi da una prospettiva italiana, da qualche anno si parla di Mediterraneo allargato e capiamo anche che cos'è questo Mediterraneo allargato. Però per gli Stati Uniti una regione mediterranea non esiste. Per gli Stati Uniti c'è un Medio Oriente e un Nord Africa, la cosiddetta regione MENA, Middle East e North Africa. Sulla scia della guerra in Afghanistan e successivamente della guerra in Iraq, gli Stati Uniti guardavano al grande Medio Oriente, quindi questa regione che andava dal Marocco fino oltre l'Iran, fino all'Afghanistan e al Pakistan, quindi una regione dai confini molto flessibili, se vogliamo dire. Quindi per l'Europa quale Mediterraneo? E l'Europa ha guardato a quei paesi con cui i paesi europei, i suoi stati membri, avevano tradizionali relazioni storiche e economiche, anche il retaggio dell'età coloniale, appunto pensiamo ai paesi nordafricani, alle relazioni con la Francia. Quindi l'Europa ha guardato ai paesi del Nord Africa, dal Marocco all'Egitto, ha guardato ai paesi del vicino Oriente, possiamo chiamarlo vicino Oriente? Sì, siamo europei. Ecco, quindi il Maghreb, il Mashrek, ci mettiamo quindi la Giordania, anche se la Giordania tecnicamente non è un paese mediterraneo, però per i suoi legami con i paesi limitrofi, per il fatto anche di avere una consistente comunità di profughi palestinesi, è stata integrata nelle politiche euro-mediterranee. Israele, i territori palestinesi, la Siria, il Libano, la Turchia, e a questi si univano anche due isole strategiche, storicamente strategiche, Cipro e Malta. Quindi un insieme composito davvero disomogeneo. In questo quadro, scusate, dobbiamo precisare, io ho detto il Nord Africa, ma al centro c'è un buco rappresentato dalla Libia. La Libia non è stata inclusa. Perché? Perché la Libia di Gheddafi, considerato stato paria, soggetto a sanzioni internazionali, perché il regime di Gheddafi, sponsor del terrorismo, ricorderemo appunto, non andiamo nei dettagli, comunque vari attentati, tra cui Lockerbie, di cui appunto il regime libico era stato considerato responsabile. Quindi, quando nasce, dicevo, questa prima politica, il cosiddetto partenariato euro-mediterraneo o processo di Barcellona, perché prende proprio il nome della città spagnola in cui
ci fu la conferenza di lancio di questo processo. Questo processo che fu possibile dopo che si era formata l'Unione Europea con i trattati di Maastricht nel 92, quindi un'Unione che si dota anche di un pilastro intergovernativo di politica estera e di sicurezza, quindi in un clima, se vogliamo, di una certa distensione sul piano internazionale. Era crollata l'Unione Sovietica, anzi, però, quando ci fu la conferenza di Madrid, l'Unione Sovietica esisteva ancora. La conferenza di Madrid del 91, comunque, fu la prima che riguardava la regione, che riguardava il conflitto israelo-palestinese e che vide le due superpotenze di allora, anche se l'Unione Sovietica era in fase di declino, partecipare allo stesso tavolo. Questo clima comunque da, chiamiamolo, fine della guerra fredda, anche se in realtà tecnicamente c'è chi dice fine del bipolarismo, anche se poi sappiamo come, non entriamo nei dettagli, ecco, però comunque l'89 e poi il 91 segnano delle cesure importanti sul piano internazionale, nel sistema internazionale, e aprono a tutta una serie di cambiamenti che portano nel 93 al cosiddetto processo di pace di Oslo, quindi per la prima volta nella regione, cioè, viene lanciato un processo di pace tra israeliani e palestinesi, anzi potremmo dire in quel caso più ampio, tra arabi e israeliani, visto che in quegli anni l'unico nel 93 che aveva un accordo di pace, l'unico paese della regione, era l'Egitto, poi si aggiunse la Giordania nel 94. Quindi in questo clima, un clima di ottimismo, se così vogliamo dire, l'Unione Europea pensa che sia il momento propizio per lanciare una iniziativa, una politica che avesse una dimensione di cooperazione multilaterale in diversi ambiti, politiche di sicurezza, economico e sociale, culturale, e una dimensione più bilaterale. Quindi Unione Europea da una parte e singoli partner mediterranei dall'altra. Qual era, ora non entriamo nei dettagli perché io non mi sono cronometrata, quindi chiedo a Giacomo di togliermi la parola quando è il momento giusto, capisco, quindi non ti preoccupare, vai pure. Per non entrare nei dettagli, ma lo spirito di fondo di questo partenariato euro-mediterraneo, quindi che presuppone una regione euro-mediterranea, tra Europa e Mediterraneo, dei partner, quindi tutti sullo stesso piano, di fatto poi non è stato così, anche perché la politica era stata disegnata, definita da Bruxelles e poi proposta, non dico imposta, però a dei partner mediterranei del tutto ignari. Ma al di là di questo, in questo clima di ottimismo, l'idea era quella di creare un'area di pace, di prosperità condivisa e di stabilità nel Mediterraneo. Quindi obiettivi ambiziosissimi. Come fare questo? Cioè, qual era la ricetta dell'Unione Europea? La ricetta dell'Unione Europea è un po' la ricetta dell'allargamento, senza avere però l'obiettivo dell'adesione dell'ingresso nell'Unione Europea alla fine del processo. Mi spiego meglio cosa significava per promuovere riforme economiche in questi paesi, e considerando le riforme economiche, quindi aiutate, sostenute dall'Unione Europea, quindi riforme verso il libero mercato, quindi immaginiamo in paesi comunque con economie molto diverse da quelle europee, riforme di mercato come primo passo, c'era l'idea che fosse il primo passo per avviare dei processi di riforme politiche, non dico di democratizzazione, ma di apertura politica sulla base del modello dell'allargamento. E diciamo che anche per rendere onore ai paesi europei del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia, che ci fu un impegno attivo da parte
appunto di questi tre paesi, per cercare di bilanciare una politica europea che con la fine dell'Unione Sovietica guardava tanto alla risistemazione del continente europeo, alla stabilizzazione dell'Europa, del continente, attraverso proprio la politica di allargamento. I paesi europei del Mediterraneo cercano di bilanciare, però poi lo squilibrio si è visto negli anni anche nell'allocazione delle risorse economiche. Fatto sta che questi obiettivi ambiziosi, ora non entriamo nei dettagli, però sono rimasti sulla carta. L'idea dell'Europa, l'Europa come l'Unione Europea come attore normativo, era quello di avviare dei processi di trasformazione in questi paesi sulla base del modello europeo, quindi molto molto ambizioso e anche, se vogliamo, anche un po' scollato da quelle che sono dalle realtà di questi paesi. Tanto che il partenariato euromediterraneo alla fine non ha prodotto i risultati, non ha raggiunto quasi nessuno degli ambiziosi obiettivi, neanche il libero scambio che si voleva creare, cioè la famosa area di libero scambio tra Europa e Mediterraneo, non ha mai visto la luce. Ci sono stati poi degli accordi di libero scambio con singoli paesi, accordi di libero scambio però sempre parziali, che non riguardavano tutti gli ambiti, perché la politica agricola è super protetta, quindi noi non possiamo fare il libero scambio con la Tunisia per i prodotti agricoli, non possiamo fare il libero scambio con il Marocco per questo o per quell'altro, quindi c'è comunque sempre un disequilibrio. In realtà non era un rapporto effettivamente tra pari. Al di là di questo, il deterioramento del processo di pace e poi lo scoppio della seconda intifada nel 2000 hanno messo la parola fine a quella che era una cooperazione multilaterale ancora molto molto embrionale, perché la questione israelo-palestinese è sempre stata una delle questioni centrali nelle dinamiche dell'area del Mediterraneo. Dopo le cosiddette primavere arabe ce ne siamo dimenticati, l'abbiamo messa da parte, ci sono stati degli altri conflitti, delle altre crisi, dalla Siria alla Libia allo Yemen, c'è stato lo Stato Islamico, il terrorismo, l'ondata di terrorismo, per cui la questione israelo-palestinese è stata messa in secondo piano, se non addirittura dimenticata, era esclusa dalle agende politiche degli attori internazionali. Io non mi dilungo ancora, però vorrei aggiungere che l'Europa, dopo la politica, dopo il partenariato euromediterraneo, ha cercato di ricalibrare la sua politica, quindi, visto che la cooperazione in ambito multilaterale non era possibile per tutta una serie di ragioni, appunto, è il fatto che gli arabi con gli israeliani non ci parlavano, e allora ha guardato più ad una dimensione bilaterale, che è quella che ha privilegiato nella cosiddetta politica europea di vicinato, che fu lanciata nel 2003. Anche lì, sia per le difficoltà della cooperazione multilaterale, sia perché lo scenario geopolitico anche nel Mediterraneo era cambiato. Il grande allargamento del 2004 aveva portato dentro l'Europa due paesi, piccolini, sì, per carità, quindi peso non rilevantissimo, ma due paesi del partenariato, dei partner sud dentro l'Europa, Cipro e Malta. La Turchia aveva avviato un processo di allargamento, quindi cos'era rimasto del partenariato euromediterraneo? Israele e i paesi arabi. Avrebbe mai potuto funzionare una cooperazione? No. E allora si predilige la dimensione bilaterale, cercando di coinvolgere di più i paesi della sponda sud, cercando di, con questa cosiddetta politica europea di vicinato, era nelle parole di Romano Prodi, che allora era il presidente della Commissione europea, disse condividiamo tutto
fuorché le istituzioni, quindi diciamo, dei processi di avvicinamento all'Unione, alle norme dell'Unione, quindi anche l'idea che questi paesi dovessero adottare la key communautaire, quindi tutto l'insieme di norme, di trattati, che già per i paesi europei comunque sono difficili da seguire, da implementare, di direttive, non entriamo nei dettagli, quindi quindi un percorso calibrato per paese, con l'obiettivo di entrare dove? Nel mercato comune, quindi questo doveva essere l'incentivo. Capiamo bene che per alcuni paesi avevano relazioni più strette con l'Europa, poteva essere un percorso allettante, pensiamo al Marocco per esempio, pensiamo alla Tunisia, per altri meno. Quindi la politica europea di vicinato funziona più o meno, anche lì ci sono delle allocazioni di budget aumentate rispetto al partenariato euro-mediterraneo, ma una politica europea di vicinato che mette insieme il vicinato sud con il vicinato orientale, quindi con Ucraina, Moldavia, Bielorussia e i paesi del Caucaso. Anche qui, non, diciamo, l'idea è sempre quella di promuovere riforme economiche che siano il primo passo verso le riforme politiche con l'obiettivo promuovere democrazia, diritti umani, cioè comunque grandi ambizioni, ma forse scarsa conoscenza comunque della realtà dall'altra parte. In questo contesto scoppiano le cosiddette primavere. L'Europa si trova, è colta di sorpresa, come del resto tutti, però le primavere hanno messo in luce quella che era l'incapacità, lasciatemelo dire, dell'attore normativo di fronte a dei conflitti. Quindi un'Europa, attore economico, sì, attore normativo se vogliamo, ma non attore geopolitico. E questa è la principale, a mio avviso, causa del fatto che dell'incapacità dell'Europa di gestire o comunque di proporre soluzioni per le crisi scoppiate nel bacino nel Mediterraneo. E anche il fatto che la mancanza di una politica estera e di sicurezza comune invece l'esistenza di 28 prima 27 politiche estere ha indebolito la proiezione esterna dell'Europa e ha anche indebolito la percezione dell'Europa come attore efficace per la soluzione delle crisi, per la soluzione dei conflitti. Lo abbiamo visto in Siria, ma lo abbiamo visto soprattutto in Libia, come i paesi europei non solo non abbiano avuto una politica comune, ma abbiano avuto politiche completamente divergenti. Basti pensare all'Italia e alla Francia in Libia, che non hanno portato nulla se non ad una frammentazione ulteriore della Libia, se non ad un procrastinarsi dell'instabilità in questo paese. Quindi ci sarebbero tante cose da dire, però un primo punto vorrei metterlo qui. Quindi un attore economico sì, perché l'Europa è tra i principali partner, se non il primo, ma sicuramente rientra tra i primi tre partner commerciali dei paesi dell'area del Mediterraneo. Il principale donatore in assoluto e anche il principale fornitore di aiuti dell'autorità palestinese del presidente Abu Mazen, precisiamolo, non di Gaza, gli aiuti europei non sono mai andati alla striscia di Gaza, ma sono sempre andati all'autorità palestinese che è basata in Cisgiordania. Quindi un donatore... qualcuno ha detto un payer ma non un player, di fatto anche nella percezione dei paesi della regione l'Europa non è percepita come un attore geopolitico, come un attore geopolitico efficace. Riccardo Redaelli ricordava prima che
lo spazio mediterraneo è stato riempito da attori regionali, dai paesi del Golfo, ma anche dalla Turchia, che ha avuto una politica particolarmente assertiva nell'ultimo decennio. Sono ritornati o hanno accresciuto la loro presenza anche altri attori internazionali. La Russia, dopo l'intervento a sostegno del regime di Bashar al-Assad nel 2015, la Cina, un attore che ha visto crescere il suo ruolo economico a partire dalla seconda metà del primo decennio degli anni 2000, e che oggi vorrebbe forse, inizia a giocare un ruolo un po' più di mediatore nelle questioni politiche e geopolitiche, anche se chiaramente non ha lo spessore, il ruolo di altri attori. Gli Stati Uniti, che sono sempre stati attori, ma hanno ridefinito il loro ruolo, hanno lasciato degli spazi, li hanno lasciati a questi nuovi attori. Anche i paesi, anche il gruppo dei BRICS, e lo abbiamo visto di recente, ecco, due minuti, grazie Giacomo, chiudo qui, ha attirato l'attenzione dei paesi della regione. Abbiamo avuto degli ingressi importanti nel gruppo dei BRICS, quindi l'Egitto, l'Arabia Saudita, comunque. Per cui quello a cui assistiamo oggi, il conflitto in Ucraina, e qui chiudo davvero, ce l'ha mostrato in maniera evidente, è che i paesi della regione hanno diversificato sempre di più le loro partnership internazionali nel corso degli anni, e hanno guardato ad altri attori, hanno guardato alla Cina, hanno guardato alla Russia. Chiaramente gli Stati Uniti rimangono sempre un attore importante. E l'Europa che ruolo ha in tutto questo? Questo è l'interrogativo. Quello che vediamo è una perdita, cioè un ridimensionamento del ruolo europeo, un'Europa che ha guardato alla regione sempre più attraverso le lenti securitarie delle minacce e meno in termini di opportunità, anche se appunto la crisi energetica post invasione russa dell'Ucraina ci ha ricordato che la regione è un importante, soprattutto l'ha ricordato a noi italiani, è un importante, sono importanti produttori di idrocarburi, e l'attivismo dell'Italia negli ultimi anni e mezzo ce lo ha dimostrato. Mi fermo qui, scusate se sono andata un po' lunga, ma se ci sono delle domande siamo qui. Grazie. Ok, benissimo, grazie mille per questo intervento. Io vorrei solamente, tracciare questo schema, che secondo me è abbastanza utile, almeno selezionare alcune parti che sono state dette in entrambi gli interventi, che mi sembrano particolarmente importanti. Prima di tutto, questa frammentazione che è apparsa, no, da tutte e due gli interventi, frammentazione del protagonismo all'interno del Mediterraneo, una frammentazione che rispecchia quasi, cioè l'introduzione, no, di la presenza di nuovi attori che entrano, abbiamo detto gli Emirati Arabi, la Turchia, la Russia, la Cina, tutti questi nuovi attori che frammentano, come dire, il palcoscenico del Mediterraneo. Chi è il protagonista? Forse non c'è più un protagonista e sono tutte comparse in questa scena mediterranea. E questa frammentazione rispecchia, a mio avviso, la transizione egemonica globale cui stiamo più o meno, no, facendo esperienza in questo periodo, in questi mesi, in questi anni in realtà, in questi ultimissimi anni. Quindi il Mediterraneo diventa sempre al centro della storia con l'S maiuscola, mi pare, anche se ha perso quella sua centralità per l'Europa, ma non a livello globale. E l'altra questione è questa: si è detto, avevi detto, che per gli Stati Uniti non esiste una regione mediterranea, esiste la regione del Medio Oriente, esiste il Nord Africa, esiste un altro insieme di regioni geografiche che hanno
un'importanza strategica peculiare, ma non appunto per gli Stati Uniti, ma non appunto la regione mediterranea. Ecco, sembra quasi che l'Europa, dato che il nostro focus si sia quasi, come dire, messa a seguito degli Stati Uniti. Nel momento in cui gli Stati Uniti non hanno una visione sul Mediterraneo, allora l'Europa ha smesso anche di averla. Ed è appunto dal secondo dopoguerra in poi che perde quella... l'Europa perde lo sguardo privilegiato nei confronti di questa regione geografica. Magari qua sbaglio, ma forse, ecco, adesso la discussione possiamo mettere, possiamo parlare meglio di queste tematiche. E per me questo mi sembra abbastanza problematico. Non sembra esserci un'autonomia da parte del continente europeo, e in particolar modo dall'attore, che è l'Unione Europea, nei confronti del Mediterraneo. Un'autonomia strategica, un'autonomia di visione. Terza cosa era questo elemento del ruolo, per l'appunto, dell'Unione Europea, che non è più quell'attore geopolitico che noi vorremmo diventasse, si diceva da questi interventi, noi vorremmo che rimanesse e diventasse un attore geopolitico importante. No, si diceva, è un attore semmai economico talvolta, un attore riferito ad altre questioni, altri ambiti, sempre contingenti e sempre relativi a questioni specifiche, un payer e non un player, appunto. Ecco, questo è altrettanto problematico, si diceva. Questo è altrettanto problematico. L'Europa non è un attore geopolitico, quindi io aprirei la discussione avendo dato questi spunti, queste tre questioni aperte, problematiche, da discutere tutti insieme. Farei ma anche interagire, non so, i nostri relatori, qualora volessero rispondere alle osservazioni dell'altro e viceversa, e in modo tale che possa instaurarsi un fecondo dialogo fra loro due. E ovviamente apriamo alle domande dal pubblico presente in sala. Da casa potete scrivere nella chat di YouTube, poi leggerò direttamente la domanda. Ma ecco, questioni, osservazioni, non so se volevi dire qualcosa, Riccardo, subito magari. Ma molto telegraficamente, no? Concordo moltissimo con quanto ha detto Valeria Talmo. Player non player, io che oltre a fare professore lavoro sul campo nel Medio Oriente con programmi di cooperazione internazionale, di riconciliazione nelle aree post-conflict. Era evidente, la Commissione Europea molto spesso investiva tanto, ma non c'era la minima percezione nei paesi, dei singoli paesi europei, sì, ma non dell'Unione Europea come attore. E l'ha detto benissimo, quindi non c'è bisogno di... ma volevo solo concordare, l'aver ucciso la politica estera di sicurezza, il fatto che soprattutto paesi come la Germania, che è un paese molto importante, che era centrale fino al 22, rifiutasse qualsiasi discorso securitario della politica estera, ha azzoppato moltissimo la politica europea, perché appunto non aveva. E poi c'è, come dire, le rivalità, ma c'è una sorta di autocastrazione geopolitica, permettetemi il termine. È possibile che con quello che sta succedendo dal 7 ottobre, e l'ho detto, era in Cattolica da noi anche il commissario Gentiloni, l'ho chiesto anche lui, è possibile che l'Unione Europea, l'unica cosa che ha saputo dire è esprimere solidarietà? Ma può un continente di centinaia di milioni direttamente coinvolto nella regione, che è uno dei primi attori mondiali, così, esprime solidarietà e basta? La solidarietà va bene, ma devi esprimere una visione politica. Non dico l'attivismo che mostra Biden, non dico le posizioni dei paesi arabi, perfino la Cina sta dicendo molto molto più dell'Europa. E questo è, come dire, ti lascia speechless, tu dici, ma di fronte al vuoto cosmico, di fronte alle rivalità che si vedono, che sono rivalità anche personali dentro le persone ai vertici delle istituzioni. Uno ha detto, non facciamo i nomi, ma uno ha detto una cosa, subito quell'altro ha detto il contrario. Tutto questo è un vulnus gravissimo, E se posso aggiungere, Riccardo, sulla questione delle percezioni,
Esatto, cioè la percezione, ma non oggi, ma anche ieri, dei singoli paesi europei, di un continente. Ok, quando c'è la persona. Grazie davvero. Devo dire che sono questioni queste decisamente importanti, no? Guardare alla criticità dell'Unione Europea è importante per anche stimolare nuove prospettive, nuove strategie, nuove visioni. Perché sembra muoversi nulla, in effetti, da queste discussioni, il che è abbastanza deprimente. Sì. È abbastanza deprimente, ma al contempo questi incontri servono a questo, a mettere sul tavolo le grandi questioni, le grandi problematiche della nostra Europa. Ed è da anni che cerchiamo di affrontare seriamente, da un punto di vista scientifico, le varie questioni, i vari approcci. Allora, domande? Faccio una domanda. Prego. Prima voglio ringraziare. È acceso il microfono. Voglio ringraziare, sono molto interessante, molto, molto il quadro fatto. C'è un punto che sono curioso di sapere la vostra valutazione, perché in questo ragionamento perfetto che avete fatto c'è un'increspatura. Voglio capire un attimo come la valutate. Per questa Europa che non fa niente, improvvisamente nel 2011 addirittura interviene militarmente in Libia, provocando un guai enorme. Sarkozy e Cameron sono i due, Sarkozy poi si lancia in questa operazione, cioè, l'Europa che così assente addirittura fa un'azione militare simile a quella del 56 sostanzialmente, perché questo è il richiamo storico vero di questa vicenda. Io sono mai riuscito, come dire, a inquadrare bene questa cosa, praticamente. Ovviamente i francesi dicono che Sarkozy l'ha fatto per i cavoli suoi personali, che aveva, insomma, sono queste cose. Sono curioso per sentire voi che queste cose studiate, come dire, veramente come potete valutare nell'ambito di questo ragionamento così raffinato che avete fatto, quel vulnus, quella cosa che sta fuori completamente dallo scenario e di cui noi stiamo ancora pagando il prezzo, seriamente. Quindi non so che non interviene, ma quando interviene fa disastri, francamente. Io ho lavorato anche in Libia nel 12-13 per il Ministero Affari
estere. Io non credo che l'Europa, cioè, non interviene l'Europa, e fa fatica a intervenire la NATO, tant'è che il più grande paese europeo, la Germania, si astiene. Ora, chi conosce, chi frequenta il quartier generale della NATO, sa che la NATO è un'organizzazione a volte più macchinosa dell'Europa, perché è un'alleanza che decide per consenso, per cui basta uno solo che si oppone e si blocca tutto. Il fatto che la Germania si sia astenuta sull'intervento NATO in Libia, dimostrando sicuramente saggezza, ma è stato un vulnus molto forte, la NATO si è scossa e ha dimostrato che lì l'Europa in Libia non è mai intervenuta, sono intervenuti i singoli paesi europei, l'un contro l'altro mossi, l'ha detto Valeria Talbot. La Libia è finita così perché la NATO, ob torto collo, ha partecipato alle operazioni militari, perché Francia e Gran Bretagna andavano avanti per i fatti loro, come nel 1956. E proprio per non fare il 1956 gli americani hanno messo il cappello della NATO. Ma è stato un cappello leggero, perché la NATO ha fatto gli interventi aerei, ma non ha voluto mettere le truppe, che è stato, con la Sennery, poi un errore. Perché se proprio vuoi fare un'operazione imperiale, falla bene e non falla male. O la fai tutta o non la fai. Lì è stata la dimostrazione della totale mancanza dell'Europa, perché lì combattevamo, e io quando ero in Libia, dicevano, c'erano le battute, dicevano, ma sarà pericoloso andare lì? E la risposta di chi faceva organizzare la sicurezza diceva, se non ci sono i francesi, no, vai tranquillo. Questa è una battuta, ma dimostra il livello di scontro che c'era fra Italia da una parte e Francia e Gran Bretagna. Poi la Gran Bretagna si è sfilata e è rimasta la Francia. E questo quindi non è un'increspatura, è la conferma, è la mancanza di Europa che lascia aperta la porta per le ambizioni dei singoli paesi europei che sono incapaci di coordinarsi o di ridurre. La rivalità fra Roma e Parigi ha provocato degli sconquassi in questi ultimi anni proprio nella politica mediterranea, perché noi abbiamo litigato con la Francia su tutto, su tutto. Non so, Valeria. Sì, sì, no, Riccardo, concordo perfettamente. Non ho altro da aggiungere su questo. Sente? Grazie. No, allora, in realtà grazie a questa domanda si è spostato il fuoco, diciamo, sull'Italia. E, diciamo, restando e mantenendoci a livello delle percezioni, quindi a un livello molto, molto poco accademico, ma insomma, ce lo permettiamo anche. Sì, sì. In verità, cioè, lo dico appunto in una maniera molto banale, cioè, la percezione è che l'Italia non è mediterranea. Cioè, in che termini il mare, ad esempio, gioca un ruolo nel dibattito politico? Nessuno. Vivere a Milano è come vivere, non lo so, in Siberia da questo punto di vista, sembra essere lontani decine di migliaia di chilometri dal mare, no? Io sono pugliese, poi lo accuso molto, no? E tra l'altro, apro parentesi, quella che era ad esempio la Fiera del Levante, no? A Bari, oggi è una fiera come tante che ha una serie di stand commerciali, ma non si produce più qualcosa che abbia infrastrutturalmente un senso dal punto di vista, diciamo, di dialogo interculturale, ma anche più di dialogo interculturale, cioè una proiezione. E quindi la domanda è se l'Italia è ancora mediterranea. Insomma, non è una domanda da fine incontro, chiaramente, però a me sembra che dal momento che l'Europa è un forum di paesi, il vero problema è che noi, come parte di questo forum, non ci vediamo neanche mediterranea, e quindi non possiamo giocare un ruolo da questo punto di vista decisivo per portare l'Europa cosiddetta un interesse verso il mare, perché poi di questo stiamo parlando. Vuoi fare un corollario? Sì, no, il corollario è solo perché è stata una cosa che si è citata e che secondo me è importante, appunto questa strategia del Mediterraneo allargato del nostro paese.
vabbè, ora lo spiegheranno meglio, ma è sostanzialmente una proiezione dell'Italia sotto l'Africa, sotto il Nord Africa fino al Sahel. E quello che però mi interessa è appunto l'Italia ancora mediterranea, un question mark. Ci sono altri paesi che mediterranei lo sono in questa fase sicuramente più dell'Italia, almeno da un punto di vista di attivismo, penso alla Turchia. E se uno guardasse una carta del Mediterraneo allargato, una carta con le principali missioni turche in quella zona che noi definiamo Mediterraneo allargato, la vedrebbe completamente combaciare. Gli investimenti che hanno fatto i turchi, per esempio, negli aeroporti in Senegal e in Somalia, sono proprio quasi speculari al nostro concetto di Mediterraneo allargato. E questo nonostante la Turchia sia un paese NATO, in teoria un paese alleato con noi. E vabbè, su questo faccio una piccola battuta, perché all'inizio si diceva che spesso il dare il nome in realtà è una forma di potere, eccetera. A me non sembra che né Italia né Turchia facciano sull'Atlantico, eppure fanno parte dell'Alleanza Atlantica. E invece nella dimensione mediterranea tendenzialmente si scontrano, comunque i loro interessi non sono esattamente... tendono a sovrapporsi. Faccio un esempio, ma un'esperienza che ho avuto: sono andato a visitare un sottomarino militare italiano recentemente, quando ho chiesto al comandante di chi avete più paura di incontrare, non ci ha pensato un attimo, i turchi, terrorizzati. Posso? Prego. E poi anche l'Albania, ad esempio, è un tema da questo punto di vista. No, voleva, rispondendo, proviamo a rispondere, l'Italia è ancora mediterranea. Io direi l'Italia sta scoprendo nuovamente di essere mediterranea, ma l'Italia è protagonista nel Mediterraneo, perché torniamo sempre all'ultimo decennio, a come l'Europa e l'Italia in primis ha guardato al Mediterraneo, un atteggiamento di chiusura nei confronti di quelle che venivano percepite come le minacce, i flussi migratori irregolari, la minaccia terroristica, e quindi un atteggiamento di chiusura anche per tutta una serie di ragioni, se vogliamo anche economiche, che hanno portato l'Italia, l'Europa comunque, a guardare più all'interno ed essere sempre più assorbite dai dibattiti elettorali, perché è come se fossimo stati perennemente in campagna elettorale, mancando di una visione esterna. Ora, quello che io noto, poi passo la parola a Riccardo, però quello che abbiamo visto è che quindi anche tutta una serie di relazioni che comunque l'Italia sul piano economico ha mantenuto, se pensiamo alla Turchia, comunque l'Italia è, dopo la Germania, il secondo partner europeo, ha una forte presenza economica, solide relazioni commerciali. È anche vero che però poi su altri ambiti non c'è convergenza. Quello che io ho visto è un rinnovato attivismo dell'Italia della politica italiana nei confronti del Mediterraneo, come conseguenza della guerra in Ucraina, in un'ottica di sicurezza energetica. In un'ottica di sicurezza energetica l'Italia è tornata a guardare al Mediterraneo. Perché? Perché dipendeva per il 40% delle sue importazioni dal gas russo. Per ridurre questa dipendenza, l'Italia a chi ha guardato? Ha guardato al Nord Africa, ha guardato all'Algeria, ha guardato nuovamente alla Libia, sebbene lì appunto l'instabilità, lo abbiamo visto, ha avuto delle ripercussioni dal 2011 a oggi sui flussi, che sono seguito un andamento altalenante. Non entriamo nel dettaglio, però ha riguardato e ha fatto anche degli investimenti importanti in Libia per lo sfruttamento di giacimenti di gas offshore, che in teoria forse sarebbero meno soggetti all'instabilità politica di quelli onshore. Ha guardato all'Egitto e ha guardato anche oltre, perché cioè questo interesse per la sicurezza energetica ha portato l'Italia a
nuovamente nel Mediterraneo, con uno sguardo più attento oltre ad altri paesi africani. Questo attivismo appunto poi è stato accompagnato da un attivismo, lo ricordavamo prima, nell'ambito delle questioni migratorie. Poi da un anno sentiamo parlare, da quando si è insediato il governo Meloni, sentiamo parlare di un cosiddetto Piano Mattei per promuovere lo sviluppo dei paesi africani, quindi per favorire lo sviluppo di questi paesi, è anche un piano per, negli auspici in teoria, ma nessuno ha mai visto nulla di questo piano, avrebbe dovuto essere presentato alla conferenza Italia-Africa di inizio novembre, che poi è stata rinviata a gennaio. Quindi c'è comunque l'intenzione di unire diverse dimensioni in un'ottica di interesse nazionale. Quindi una riscoperta del Mediterraneo, appunto, un po' forzata se vogliamo, però l'Italia guarda di nuovo a questa regione con tutta l'instabilità, con tutta la conflittualità, con tutta la frammentazione che questa comunque regione ha, in cui altri attori, lo dicevamo prima, sono partner di questi paesi, per esempio l'Algeria, partner importante dell'Algeria storico, è la Russia non solo in ambito energetico, ma soprattutto in ambito militare. Quindi ci sono anche qui dei rischi, non lo possiamo negare. Però c'è anche uno sguardo diverso verso il Mediterraneo, sempre in un'ottica di interesse nazionale. Riccardo. No, hai già detto tutto. Dico solo, aggiungo due cose sul frame politico alto. L'Italia fa tanto, ma la messa a sistema è debole. Lei ha detto che è pugliese, la Puglia è stato un pivot verso il Mediterraneo, ma perché? Allora io fra tutti i tantissimi miei difetti non c'è quello di interessarmi di politica italiana, però insomma le poche cose che so, quindi non entro nelle... Noi avevamo politici come Moro, come Andreotti, come Craxi, che avevano una visione mediterranea, cioè portavano avanti. Moro è uno che apre, io non sono un esperto di politica italiana e non lo voglio essere, ma Moro fa da apripista verso i paesi arabi, così come Mattei lo faceva dal versante economico, l'ha fatto. La cosiddetta la seconda repubblica o la terza, che repubblica siamo adesso, quarta, perché noi abbiamo avuto personaggi che non avevano la più pallida idea di che cosa fosse la politica estera, di cosa fosse, che avevano una visione di politica estera all'elezione, ma non alla futura elezione, già all'elezione del sindaco di Vertemate con Minoprio, che doveva esserci. Cioè, abbiamo perso completamente, adesso si sta tornando a fare. Piano Mattei è una bellissima idea. Oddio, Mattei, quando pensa al Piano Mattei, l'Africa è ancora quasi tutta una colonia, per cui magari bisognerebbe sistemarlo. Ed è evidente che un piano come quello o è un piano europeo, perché l'Italia non è fuori. L'Europa ci ha già fatto le pernacchie, mi sembra, sul Piano Mattei, ma vediamo. Ma è sicuramente interessante è l'idea che si debba farlo con un principio diverso, che non può essere quello da Commissione Europea normativo, ti dico io cosa devi fare, quello bisogna cambiare completamente il format. Sull'Africa subsahariana, allora, Mediterraneo allargato, quello che si diceva prima, non esiste il Mediterraneo allargato, il Mediterraneo allargato è quello che noi percepiamo. Ed è evidente che le interconnessioni, parlare di Nord Africa e di Sub-Sahara, non ha più senso quando tu hai delle dimensioni di connessioni che sono verticali, non solo orizzontali. La Turchia l'ha capito bene, non solo, anche gli Emirati, dopo un'altra gente. Devo dire che, come diceva un ambasciatore italiano molto bravo, è vero che i turchi sono stati più bravi di noi, ma i turchi hanno fatto cose che noi non potevamo fare, perché noi avevamo una Costituzione, noi non potevamo prendere gli jihadisti dalla Siria e portarli in Libia, cosa che Ankara, ahimè, ha fatto. Quindi noi abbiamo dei limiti, perché abbiamo dei limiti oggettivi, ma c'è una strumentalità, una spregiudicatezza di alcuni attori
che però non so quanto paghi, perché mi sembra che negli Emirati, né Qatar, né la Turchia stiano cambiando un po' le politiche, perché non mi sembra che l'iperattivismo turco abbia pagato così bene. Sì, infatti, tra l'altro su questi grandi piani per l'Africa, di proiezione e di apertura sul Mediterraneo, secondo me pesa anche molto il passato coloniale dell'Europa, il che frena molto certo tipo di interventi in quei paesi che di recente, tutto sommato, nella storia recente, sono stati dominati da paesi europei. Questa cosa qui forse andrebbe superata in un qualche modo, è un blocco psicologico che noi abbiamo, perché è evidente che questo genere di piani non sono lì per, non sono pensati per colonizzare, per rendere europei, per sottomettere o per dominare, ma sono pensati in un'ottica di cooperazione bilaterale in un certo senso, e quindi se si considerano in questi termini allora si può forse superare questo blocco psicologico che pesa e grava molto sull'Europa e blocca questa spinta espansiva anche e di proiezione, di visione. E poi c'è anche il discorso, tutto il discorso abbastanza recente del memorandum Tunisia sui migranti. Io non ho ben capito che cosa è successo, nel senso che non so se potete darmi una battuta su questo, dato che c'era stato questo accordo con la Tunisia, l'Europa avrebbe dato un tot di soldi per una regolazione, chiamiamola così, del flusso migratorio, poi però di recente la Tunisia non ha accettato i soldi, o sbaglio, come è andata questa storia? Sì, esatto, la Tunisia non ha accettato i soldi, però adesso io non ho capito se erano dei soldi che rientravano nell'allocazione del Memorandum of Understanding di luglio, o se fosse una allocazione precedente. Quindi su questo non mi spingerei, però c'è un, da quello che uno può vedere dall'esterno, forse anche un atteggiamento assertivo da parte del presidente Saied nel dire la Tunisia non farà il guardiano dei confini dell'Europa, o forse se lo farà ad un prezzo diverso. Se lo farà ad un prezzo diverso, perché quello che si guarda, il modello a cui si guarda, è l'accordo con la Turchia, accordo del 2016, in cui sono state stanziate due pacchetti da 3 miliardi di euro ciascuno, quindi 6 miliardi in totale per la Tunisia. Si parla di una prima tranche di 105 milioni per la gestione di flussi migratori, altri 100 più o meno per il sostegno al budget tunisino, e poi la tranche, quella grossa, da quasi un miliardo di euro, è condizionata all'accettazione da parte della Tunisia del piano di salvataggio, se così vogliamo definirlo, del Fondo Monetario Internazionale, che però comporta tutta una serie di riforme interne in Tunisia, anche delle riforme di austerità che il regime di Saied in questo momento non può permettersi di adottare sul piano interno, almeno questa è quello che ci viene raccontato. E poi vorremmo anche che riaprisse il Parlamento, ma come dice sempre Saied, funzionava male, lo tengo chiuso, cioè, effettivamente, come dagli torto. C'è una cosa che mi ha colpito a suo tempo, adesso, lì davvero, cioè, gli investimenti enormi della Turchia in Etiopia, e io pensavo almeno quello poteva essere una cosa che se ne faceva, cioè l'Italia cercava di sviluppare, invece come dire, è la Turchia che ha occupato, se ho capito bene, se i miei dati sono correnti e tutto, che sto determinando delle dinamiche estremamente interessanti. Quando l'ho letta questa cosa a suo tempo, ho avuto lì la percezione di una caduta di ruolo dell'Italia, perché se neanche dove ci sono sciagurate vicende del passato, ma ci sono legami profondi, neanche lì riesce a sviluppare delle cose, si fa bypassare completamente, è chiaro che c'è qualcosa di strutturale che è davanti,
giustamente hai sottolineato insomma, fiera del Levante, sono elementi simbolici di questa caduta di ruolo enorme. Se posso dire, non voglio togliere sull'Etiopia, lì c'era anche una posizione tattica anti-egiziana, cioè c'era un grosso scontro fra la grossa realtà della Turchia, Egitto, l'Etiopia sta costruendo la grande diga che è la Gerd, quindi la Turchia ha sostenuto l'Etiopia e non solo ha fatto investimenti, gli ha anche venduto tutti i droni che gli ucraini hanno dimostrato essere molto efficaci, irritando molto l'Egitto. Infatti uno dei motivi per cui il riavvicinamento turco-egiziano non è andato molto, molto avanti, mi sembra, fra le varie cose, ci sono varie motivazioni, ma uno dei motivi è proprio perché i turchi non stanno facendo, mi sembra, marcia indietro sul legame con l'Etiopia, questo irrita moltissimo la Turchia. No, sì, dei passi in avanti tra Egitto e Turchia sono stati fatti sì, negli ultimi mesi. Certo, rimangono diversi nodi da sciogliere, appunto tu ne citavi uno, la Libia è l'altro grande nodo. Adesso comunque l'attenzione è tutta rivolta al conflitto tra Israele e Hamas. Però ecco, quello che la Turchia di Erdogan ha avuto è una visione. Esatto, appunto, certo. È questo quello che lei ha detto. Questo quello che lei ha detto, la Turchia di Erdogan ha avuto una visione di politica estera, ha avuto una visione per l'Africa, ha avuto una visione, poi si può essere più o meno d'accordo, ma anche per la regione medio orientale, certo. Una proiezione esterna molto a 360 gradi. La Turchia ha lanciato l'iniziativa per l'Africa, l'anno dell'Africa, nel 2005, e quindi è in quasi 20 anni, il numero di ambasciate è più che raddoppiato, le relazioni economiche, le relazioni appunto commerciali, il settore della difesa nel Corno d'Africa, ma anche in altri paesi. Quindi certo, una libertà di manovra diversa, questo sicuramente lo dobbiamo dire, un accentramento di poteri nelle mani del presidente anche in politica estera, lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, che è detta la linea. E un'altra domanda. Ecco qui. Acceso? Sì. Volevo ricollegarmi a quest'ultima menzione appunto della Turchia, perché io da profano sono stato, mi ha interessato un aspetto su cui vorrei chiedervi un attimo alcune spiegazioni, ovvero c'è un rapporto, e se sì, quale, tra diciamo un decennio almeno di politiche improntate sull'austerity dal punto di vista fiscale, diciamo dall'altra parte la depressione di questa proiezione estera europea. Mi ricollego alla Turchia appunto perché è un paese che appunto stavamo dicendo che piaccia o no a livello di progetto politico ha un progetto di proiezione, al contempo nelle diciamo gioca un altro gioco dal punto di vista economico, fiscale, monetario rispetto alle regole del gioco che si è data all'Europa, questo sostanzialmente. Quindi. Io non so se ho capito la domanda, provo a riassumere. Cioè, le politiche di austerity europee hanno avuto un impatto sulla proiezione esterna dell'Europa? Questa è la domanda. E questa è la domanda. Io posso dire sì, soprattutto appunto dopo la crisi del 2008 comunque l'Europa ha avuto grande difficoltà, ha guardato alla crisi della la Grecia, la crisi dell'euro, tutte le politiche di austerity che sicuramente hanno avuto un impatto sulla sua proiezione esterna. Poi non entro
tanto nel merito, non sono economista, però c'è stato uno sguardo molto rivolto all'interno, a risanare le finanze europee, ma anche a risanare il progetto e il processo di integrazione europeo, perché anche quello e le politiche comuni e la moneta comune sono state messe fortemente in discussione, quindi c'era da rimettere a posto la casa dall'interno prima di andare a guardare, di sistemare il cortile di casa. E la Turchia è, diciamo, ha avuto una fase, ha portato avanti una politica estera assertiva, anche in una situazione economica difficile. Questo anche grazie ad un sostegno esterno che è venuto negli ultimi anni soprattutto da alcuni paesi, innanzitutto da un partner privilegiato, il Qatar. Dopo, negli ultimi anni, grazie alle normalizzazioni con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ha avuto anche un sostegno da parte di questi paesi alla lira, perché la Turchia ha fatto una politica economica non ortodossa, viene definita, cioè una politica appunto espansiva in una situazione di crisi valutaria, di inflazione alle stelle, perché comunque si voleva spingere la crescita, si voleva dare un segnale. Però oggi assistiamo ad un'inversione di marcia, dopo che comunque le elezioni sono state vinte, non si è più in campagna elettorale, si è ritornati a politiche più ortodosse, quindi innalzamento del tasso di interesse per cercare di frenare l'inflazione. Adesso non ho visto quale sia l'ultimo dato, ma quello che ho visto era il 60% di 2 mesi fa. Quindi il fattore economico è stato anche, cioè la necessità di risanare l'economia della Turchia è stato anche un importante driver nei processi di normalizzazione regionale con il Golfo, ma non solo, anche con Israele, in chiave economica, in chiave energetica. Quindi una Turchia che sta cercando di rimettere a posto la sua economia. E in questo il Golfo, le monarchie del Golfo sono venute in aiuto. Prima il Qatar, come dicevo, poi gli Emirati con accordi di investimenti, ma anche degli accordi a sostegno della lira turca. L'ha fatto prima il Qatar, l'hanno fatto gli Emirati, l'ha fatto successivamente anche l'Arabia Saudita. È un processo che richiederà del tempo, però è per questo anche il deterioramento del contesto regionale non è nell'interesse della Turchia, come non lo è nell'interesse delle monarchie del Golfo, che hanno avviato da tempo con procedure diverse, i processi di cosiddetta diversificazione delle loro economie, quindi hanno bisogno di un contesto regionale stabile per poter portare avanti le loro vision. Ecco. Va bene, se non ci sono altre domande, chiuderei qui. Ci sono domande? Benissimo. Allora, io ringrazio tutti. Ringrazio in primo luogo i nostri ospiti, Valeria Talbot e Riccardo Redaelli, per questa chiacchierata bellissima, a mio avviso, quantomeno. Non sono un po' di parte, ma insomma, a me è piaciuta particolarmente sull'Europa e il Mediterraneo. E ringrazio chiaramente tutti quanti presenti, tutti quelli che ci hanno seguito anche nelle passate giornate di discussione, sempre qui in Casa della Cultura. Ringrazio per l'appunto Casa della Cultura e il suo direttore Ferruccio Capelli per la sempre disponibilità ad accogliere queste occasioni di confronto e di discussione.
Rinvio ovviamente alla prossima edizione di Europa anni 20, dato che questo era l'ultimo incontro di questa quarta, di questo quarto ciclo. Il prossimo anno ci sarà un'altra edizione, poi vedremo, decideremo insieme il tema nello specifico che affronteremo. E saremo noi tutti, ecco, dell'Università Vita Salute San Raffaele, in particolar modo del European Center for Social Ethics, a gestire un po' la situazione. Perciò, ecco, i curatori sono stati Francesca Pongiglione, che è dovuta adesso andare via, Alessandro Volpe, Giuseppe De Rubo e il sottoscritto. Lavoreremo su nuove tematiche, nuove questioni, in concerto anche con Casa della Cultura. Ricordo un'ultima cosa: l'uscita prossima, nel primi mesi del 2024, del libro Europa anni 20, dato che delle scorse tre edizioni abbiamo ricavato un libro che vuole affrontare sempre la questione europea da un punto di vista esterno e interno, quindi la percezione degli stessi europei di questo progetto politico, che è l'Unione Europea, ma anche chiaramente le problematiche, anche le frizioni che si possono avere con tutti gli attori che sono intorno all'Europa. Abbiamo voluto affrontare questo argomento e anche ringrazio Ferruccio Capelli anche per essere stato disponibilissimo nello scrivere la postfazione a questo volume che uscirà per la collana di Mimesis, Studi Europei, gestita sempre dal nostro centro di ricerche del San Raffaele e diretta da il professor Roberto Mordacci. Benissimo, ringrazio ancora tutti quanti, Valeria Talbot e Riccardo Redelli, e vi do appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie.